Medusa ascolto, bentornati da parte di Giorgio, Gabriele e Furio. È una puntata bella, è un mille foglie con 1964 foglie. È una puntata nella quale siamo tutti vestiti da primavera, quindi floreali, poi parleremo delle nostre mise, ma partiamo dalla promessa di fare un po' di fantatrio. E questa cosa del Fanta Sanremo, tra l'altro, cioè chiedere e vedere se i cantanti, i presentatori fanno qualche cosa di bizzarro per ottenere dei punti, fondamentalmente questo. Era una roba che faceva già la Jalappa, se vi ricordate, tanti anni fa. Sì, cioè diceva, sì, sali sul palco e di che so, e di una parola chiave. Ti ricordo Situation, per dire, no? Situation, certo. Il cameriere poi lo portò proprio addirittura quasi nel testo della canzone. Situation. Però non dava punteggio, adesso no. Si gioca su questa cosa qua, però se lo sanno tutti. Lo sanno, regolamento è pubblico, quindi il cantante lo fa. Lo sa già. E quindi al 342 00 00 700, ieri Veronica ha raccolto un po' di ipotesi. Magari sono cose che noi potremmo fare da qui alla fine della puntata. Chi l'ha proposta vince il pettorale per la DJ Tenne di Bari. Da chi vuoi cominciare, Veronica? Scegli tu. Allora, uno dei più richiesti, vale per tutti. Okay. Vale anche tantissimo, ragazzi. Quanto vale? Vale 170 punti. Svelare il bip dell'audio delle olivette. No, vai. Allora, ragazzi, io il lavoro me lo voglio tenere stretto. La vittoria è in tasca. Però. Però non si può. Da qui al 900, magari. Patrizio, non ci provare. Che è lui che ha i tasti lì da controllare. Ah, ciocioli. No! C'è male che sa, alzate olivette. Quelle verdi. Sei matto. Ancora. A proposito di Patrizio, Patrizio, devi cambiare la programmazione mettendo un tuo disco. No, questa è una penitenza. Ma è bellissimo. No, è una penitenza per noi. Cioè. Non t'azzardare. 40 punti. Buono questo. Ancora. Realizzare in diretta un maglioncino tettarenna. Ecco. Se lo indossa il Previ, quanto vale? 200 punti. Previ, ti va di indossare un tettarenna? Cioè, no, la vedo difficile. Ma che ci vuole? Ieri abbiamo parlato di Jennifer Bills che si è tagliata al collo della sua felpa. Ti tagliamo un attimo lì. Io ho avuto la stessa immagine di Gabriele in questo momento. Sì. Ti ho immaginato con il tettarenna perché sono andato oltre. Ma tutto c'è un limite. Lo chiedo io. Sono tutte irrealizzabili. Ce n'è una fattibile, chissà, no? Notizia sui piedi e chiedere a Previ di farne un best. E questa non è male, eh? Da qua però deve esserci la notizia. Attenzione, non svegliamo il tema. Subito una notizia sui piedi. Non svegliamo il tema. Potremmo forzarlo oggi. Ultima possibilità. Quanti punti vale? 24 punti. Vabbè, ma è poco. Però. Cioè, ragazzi, è tutto un intervento. Il non problema è una cosa con i piedi ce l'ha il Previ, mica il mondo. Però 24 punti è poco. Una che vale tantissimo. Ce l'hai una che vale tanto? Vediamo un po'. Lasciare improvvisamente la diretta e trasmettere dal bagno mentre si fa pipì. Quindi si deve sentire anche la pipì. A quanto vale? 180 punti. Allora, quindi vale poco più di quello delle olivette, eh? Attenzione, che c'è il rischio che potrebbe non andare in onda nessuno. In entrambi i casi si rischia il licenziamento. Basta uno? Basta uno dei tre? Sì, uno dei tre. Va quello che ha problemi, se volete. Si deve sentire la pipì. Non promettiamo nulla. Vi dovete sentire tutta la puntata. E magari ne facciamo qualcuna senza che noi sappiamo che è all'interno del fantatrio. Sì, perché ce ne sono tantissime, anche di più. Sì. Dire Marco Mengoni che si rappresenterà l'Italia all'Eurovision. Vabbè, scontato. Fa il lavoro tuo lì. Siamo soli svegli in tutto l'universo.